il Thunderjet S-84 che vomita razzi nel corso di una esercitazione aerea in Florida. Dopo averne lanciato uno, l'aereo ne segue la scia verso il bersaglio. Reattori S-86 in picchiata per snocciolare un diluvio di bombe al napalm, che disegnano una cortina di fiamme sullo sfondo di uno spettacolo da apocalisse. Ed ora ecco all'opera il potente B-36. Precipitano le bombe su un bersaglio fortunatamente immaginario. Laggiù, in quel solco largo mezzo chilometro, neppure una formica riuscirebbe a cavarsela. Giorno di festa oggi a San Pelagio di Treviso. Andreotti e Gemini assistono alla cerimonia inaugurale di Villa Maria, un collegio che ospita bambini, figli di lavoratori dello spettacolo viaggiante. Mentre i genitori percorrono il mondo nei carrozzoni dei Luna Park e dei circhi equestri, qui i ragazzi trascorrono ore serene sotto la guida di affettuosi precettori. Quando saranno grandi, rinnoveranno forse il viaggio dei genitori per le vie del mondo. Questo è Bishop, responsabile del disegno del Comet, il reattore che nel gennaio 1954 precipitò, uccidendo 35 persone. L'inchiesta condotta sul relitto è stata un po' il suo processo. L'aereo venne lentamente ricostruito per l'80% con i pezzi recuperati sul luogo della sciagura. La fusoliera venne riempita d'acqua in modo da sottoporla ad uno sforzo uguale a quello che aveva sopportato al momento della catastrofe. 15 ore dopo la fusoliera si ruppe. Un punto di massima tensione era stato il tragico tallone d'Achille.